c'è questo grande risveglio nel mondo intellettuale europeo, che è molto interessante. Noi col nostro pensare, con le nostre lucubrazioni, siamo stati causa di queste guerre, di questi conflitti, ecco. E oggi si vede che in fondo il modello di questa terribile guerra dell'Iraq, che finisce con questa specie di dissanguamento terribile, lento, è proprio quello che in fondo io all'università ho studiato molto Machiavelli. Proprio Machiavelli disse proprio esattamente questo, ecco, che quando una guerra o la violenza si prolunga così nel tempo e assume queste forme quasi come dire, quasi un'anemia permanente, ecco, tutto quello vuol dire che è finita, insomma, che non può aver ragione, diciamo, ecco. Quello che ha fatto Bush, diciamo, di arrivare a fare questo blitz e poi lasciare che la guerra languisca, che si perdano soldi inutilmente, che si faccia questa inutile strage, ecco. Io non riesco a capire come non si capisca che anche questo sacrificio di questi soldati, di queste, non è un sacrificio senza obiettivo. Nel 915 un papa che si chiamava Benedetto XV definì la guerra inutile strage, eppure in quell'epoca là c'era qualche cosa che poteva giustificare la guerra, ecco, la difesa del territorio, la difesa dell'autonomia, eccetera. Oggi niente se non il petrolio, se non il guadagno, se non il prestigio, se non niente giustifica questa guerra, niente, ecco. Quindi parlare di eroismo, questa è un'inutile strage contro il quale il mondo si deve ribellare, assolutamente inutile, ecco. Neanche quelle giustificazioni, la guerra non ha mai giustificazioni, ma neanche le giustificazioni di tipo materialista, non so, di tipo spregiudicato, la più spregiudicata possibile oggi si può giustificare. Questa è una strage inutile, totalmente, ecco, che dimostra la nostra pazzia, che dimostra come il delirio del denaro ha prodotto, fra tanti guasti, ha prodotto anche questa demenza dell'uomo, arrivata all'estremo, ecco. E questo bisognerebbe dare coscienza ai giovani di questo. Fratello Arturo Paoli è un sacerdote, un uomo al servizio di Dio. La sua missione, come lui stesso la definisce, è lavorare in un campo non arato. Arturo Paoli è nato a Lucca nel 1912, è laureato in lettere e filosofia e dal 1954 è divenuto cittadino del mondo. 42 anni a Lucca senza muovermi, proprio viaggiando poco, ecco. Poi, come tanti lucchesi, anche io ho preso la caravella e sono partito. Entrato in seminario a 25 anni, Arturo Paoli viene nominato sacerdote nel 1940. Sono anni difficili, c'è la guerra e Don Paoli partecipa attivamente alla resistenza. Chi era Don Aldo Mei? Dunque, Don Aldo Mei era un prete, parroco di un piccolo paese, il quale aveva nascosto qualcuno, anche lui nel campanile, non so dove, insomma, e soprattutto pare che gli avessero affidato una radio per aggiustarla, che non funzionava, fra le altre cose, insomma. E quindi c'è stata certamente ora identificato anche la persona che per eccesso di obbedienza al suo partito, insomma, lo ha denunziato, ecco, quindi lo hanno preso, è stato eroe nel senso che ha accettato la sua morte. Ecco. Io l'ho conosciuto abbastanza, ho parlato molto con lui, era una persona molto
molto pia, molto, direi, molto religiosa nel senso buono della parola, infatti il popolo lo amava molto. Assieme con Giorgio Nissimi e altri prelati, nell'autunno del 1943 Arturo Paoli svolse attività di protezione degli ebrei italiani e stranieri, rischiando ripetutamente la vita. È stato un periodo di tre anni e mezzo, quattro, diciamo, durissimo, perché vivevamo in mezzo alla paura, alla scarsità di mezzi e a tutte le difficoltà possibili, immaginabili, per cui, diciamo, la liberazione anche dall'egoismo, dall'avarizia, da tutte quelle passioni che ci tormentano, non sono state fatte per un cammino ascetico, ma proprio direi sono state le circostanze, le situazioni, sempre penso, le circostanze che ci hanno aiutato a uscire da noi, ad essere generosi, ad essere aperti, affrontare per gli altri il pericolo anche della vita, ecco. E quindi lo penso, è stato il periodo più di vita molto più intenso. Per l'aiuto fornito agli ebrei, Don Arturo Paoli è stato incluso nei Giusti tra le Nazioni, il più alto riconoscimento a cittadini non ebrei concesso dallo Stato israeliano. L'importante non è essere denominato giusto fra le nazioni, l'importante sono state queste occasioni che si sono presentate in tempo di guerra di aiutare gli altri, specialmente le persone che erano ingiustamente colpite, diciamo, perseguitate. Nel 1954 Paoli riceve l'ordine di imbarcarsi come cappellano su una nave di emigranti diretta in Argentina. Che cos'è, Arturo, un emigrante? L'emigrante è quello che se ne parte dalla sua terra senza nulla e che va incontro a una speranza, diciamo, una speranza, forse la troverò, come vivere, come avere una casa. Arturo Paoli potrebbe essere definito un emigrante dello spirito? Io penso che nel cristianesimo, diciamo, se una persona coglie gli elementi fondamentali che sono nel Vangelo, diciamo, e il cristianesimo è tutt'altro che statico, tutt'altro che, quindi in un certo senso vorrei dire che è una fede migratoria, ecco, perché passa da una forma di dipendenza proprio a una forma di liberazione, di libertà, ecco. Infatti questo vedere il mondo in questa maniera, diciamo, questa capacità di amare, tutto questo per me è straordinariamente liberatorio. Un ordine perentorio che non ammette repliche, a cui si può solo ubbidire, quasi che Paoli fosse improvvisamente diventato un personaggio scomodo. Io non posso dire di avere subito delle persecuzioni fisiche, diciamo, ecco, ma morali, psichiche, sì, ecco, posso dire di sì. Io sono stato abbastanza castigato, ora di questo castigo a me è risultato positivo, poi insomma è stato un castigo, ecco. Qual era lo scontro vero? Dunque, lo scontro vero era, io credo, diciamo, nella difesa della democrazia, diciamo, meglio che la democrazia, direi che praticamente era un po' accettata anche dalla Chiesa, ma dal diritto all'autonomia politica di ogni uomo. Allora mi dicono, anche me l'hanno detto diverse volte, tu hai formato dei comunisti, cioè io ho formato della gente che doveva fare una scelta in base alla giustizia e con molta autonomia, ecco. E di fatto questo diritto alla scelta politica autonoma è stato sancito poi nel concilio, ecco, ma in quell'epoca là no, cioè l'obbedienza alla Chiesa esigeva che tu votassi per questa persona, per questo individuo, era questo che io non accettavo, che votassero per una
per un partito non, direi, non di sinistra, fin lì in quell'epoca là si poteva anche vedere, perché realmente il comunismo avanzava, aveva già una, come si può dire, una superiorità sugli altri partiti, ecco. Però con molta libertà e fare delle scelte in base a criteri di giustizia, quindi perché c'erano la Democrazia Cristiana nel Parlamento, delle persone di grande valore, e, tipo De Gasperi, ma Dossetti, e molte, La Pira è stato un straordinario nella difesa dei poveri, diciamo veramente. Per me è stato un gigante. La Pira è un uomo che ha avuto una enorme influenza su me, perché l'ho conosciuto quando io avevo 19 anni su per giù, ecco. E ha avuto una grande influenza religiosamente, perché per la prima volta ho conosciuto una persona non religiosa ma mistica, ecco, quindi mi ha impressionato molto. E poi anche dal punto di vista amore ai poveri, povertà, disinteresse, cioè una persona molto integra. Sulla nave Arturo incontra Jean Saforet, un piccolo fratello della congregazione di Charles de Foucault. Lo assiste in punto di morte e decide di entrare lui stesso nella congregazione religiosa. Il noviziato lo trascorre in Algeria, prima ai margini del deserto e in seguito nella città portuale di Orano. Sono gli anni della guerra di indipendenza algerina. Nel 1957 torna brevemente in Italia, ma le autorità vaticane osteggiano il suo rientro in patria. Nel 60 decide di stabilirsi stabilmente in America Latina. Nel gennaio di quell'anno si trasferisce a Fortinolmos, fra i boscaioli. In Argentina collabora col vescovo Enrique Angelelli, assassinato nel 1974. Sono gli anni del golpe militare, sono gli anni dei desaparecidos. Anche Arturo finisce sulle liste delle persone da eliminare. Nel 1975 si trasferisce in Venezuela, dove soggiornerà altri 8 anni, portando avanti il suo lavoro pastorale e di impegno sociale. Cos'è l'amore, Arturo? L'amore è qualche cosa che non hai in te, che ti viene incontro e che ti obbliga a uscire da te. Senza questo tu resti chiuso in te stesso. Dice, l'amore è l'unica forza liberante che ci viene data, che ci viene concessa. Ecco, quindi l'amore non nasce dentro di noi, l'amore ci viene incontro. Per me, per esempio, per questo dico, gli ebrei perseguitati, i perseguitati politici sono stati la forma di amore che mi è venuta incontro, diciamo. Ecco. La conclusione è che l'amore è l'unica forza liberatrice dell'uomo, l'unica. Nel 1983 Arturo si sposta in Brasile, dove dopo la dittatura militare prende vita una chiesa che è fra le più attive dell'America Latina. Nell'87, su richiesta del vescovo locale, Arturo Paoli si trasferisce a Foz de Iguaçu, dove fonda una comunità. Questa comunità è nata così, direi quasi spontaneamente, perché dove ci mettiamo le tende, sempre c'è un gruppo di persone che si riuniscono, perché alcuni bisognosi e alcuni che hanno buona volontà di aiutarli, diciamo. Per cui poco a poco, io non me ne sono neanche accorto, sono ormai 15 anni che sono qui e sono sorte molte opere spontaneamente. Il Brasile è un paese che ha molti problemi, voi avete cominciato aiutando i bambini più deboli, le persone più svantaggiate. Specialmente i bambini e le donne sono stati un po' l'obiettivo principale. Le donne, di quelle che già sono sposate, che hanno... E qua c'è il grande problema delle gravidanze, si possono chiamare premature, ma non nel senso, direi, patologico. Premature nel senso che sono molto giovani, hanno 14-15 anni, cioè, e quindi...
poverine che si trovano esposte a difficoltà di tipo economico e anche direi di tipo di preparazione, perché passano dal giocare alle bambole alla maternità, e quindi facciamo anche un lavoro di assistenza, di preparazione, e abbiamo una scuola di computer, e ora cominciamo un lavoro molto intenso con i giovani, perché dalla statistica dei giovani che spariscono uccisi, ecco, o appaiono uccisi, e si calcola un 14 al mese su per giù, e non è in diminuzione questo, e quindi vogliamo raccogliere dei giovani, prepararli un po' alla vita, cercare di dar loro quella forza psichica, morale che li aiuti un po' a resistere, direi, alla tentazione della droga e anche a tutte le insidie che sono particolarmente vive in questo ambiente, perché siamo su tre frontiere e quindi evidentemente, come in tutte le frontiere del resto del mondo, ma particolarmente qui, evidentemente ci sono molti traffici e quindi molte tentazioni per la gioventù. Questo progetto è un po' la prosecuzione del progetto primario sui bambini e sulle famiglie, che si chiama Casa Larga. Sì, perché i bambini crescono naturalmente e quando arrivano a 17-18 anni hanno bisogno di entrare nella vita, hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di crearsi un'autonomia, un cammino. E questo era un po', l'abbiamo sempre sentito dolorosamente, un po' il limite anche dell'organizzazione No Solar, perché che si occupa particolarmente di bambini nell'età scolastica, e quel lavoro lì lo fanno magnificamente, ma una volta che arrivano a quest'età hanno bisogno di proprio di essere più liberi, più autonomi, ecco. E quindi noi vogliamo proseguire questo lavoro, ecco. Non solo con loro che sono passati per le case LAR, ma anche per altri. Tu hai partecipato al forum della solidarietà a Lucca, ma può esistere un movimento della solidarietà che possa diventare un punto di riferimento anche di speranza nel mondo di oggi? Beh, io penso di sì, non solo penso, ma penso che questo è il solo cammino, che bisogna ricominciare di lì, cioè il mondo nuovo non può nascere assolutamente per l'evoluzione o il cambio della globalizzazione. La globalizzazione è una struttura di morte che va necessariamente verso la morte. E quindi qual è la sua alternativa? L'alternativa è la solidarietà, e cominciare dai bisogni umani, cominciare dalle sofferenze.